È fondamentale far comprendere alla nostra gente e alle nostre imprese che l'Europa li supporta. Non è scontato avere familiarità, abbreviazioni come RRF, così come è possibile non essere a conoscenza del fatto che Next Generation EU, il più grande pacchetto di aiuti stanziato dai tempi del piano Marshall americano del 1948. Ma io sono fiduciosa che gli italiani sappiano che l'Unione Europea è dalla loro parte, dobbiamo ascoltare, dobbiamo spiegare e trovare soluzioni. L'Italia è il maggior beneficiario del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il finanziamento a vantaggio del vostro paese è aumentato durante gli ultimi negoziati con la Commissione per un totale di 194 miliardi, 4 di euro. È proprio del beneficio apportato dai fondi europei che parliamo oggi. Qui a Lecce sono qui per constatare in prima persona come l'Europa contribuisce allo sviluppo delle nostre città e delle nostre regioni. Penso per esempio al progetto Scuole Innovativi che mira ad accelerare la trasformazione digitale nelle scuole italiane, alla ferrovia ad alta velocità che collegherà Taranto, Metaponto, Potenza e Battipaglia. Io ho saputo che sono disponibili 6 miliardi di euro per una linea di 87 chilometri. Farò un altro esempio al Consorzio per la realizzazione del sistema Franca Villa Fontana, che si occupa del recupero di spazi residenziali e della fornitura di dispositivi alle persone disabili. Allora, tutto questo volevo menzionarli perché è la prova che l'Europa sta investendo nel futuro dell'Italia, che è al sicuro nelle mani dei talenti del Sud. Le risorse ci sono, mettiamole al servizio della nostra economia. Grazie.